poi la mette per Barella, quasi al limite dell'area. Barella rientra sul destro, taglio, Lautaro solo, tiro, rete! Lautaro Martinez porta in vantaggio l'Inter. 22esimo, si aspettava il gol di Lautaro, si aspettava il gol dell'Inter ed eccolo qua, 22esimo, 1-0, adesso direi meritato. È il giocatore che tutti aspettavano, è il giocatore che da due mesi non faceva gol, è il giocatore che aveva fatto un gol su calcio di rigore praticamente, è il giocatore che aveva dimostrato di non essere in condizione ultimamente, ma quest'oggi si è visto subito. Inzaghi l'ha schierato titolare, gli ha ridato fiducia, è il giocatore per cui l'Inter, la vittoria dell'Inter deve passare per forza, la ripresa dell'Inter deve passare per forza attraverso questo giocatore, attraverso Dzeko, ma attraverso Lautaro Martinez, perché è il cannoniere di questa squadra. E devo dire che ha fatto un bel gol, si è fatto trovare praticamente preparato, guarda, bravo, passaggio di Barella, anche lui, i due giocatori più attesi, guarda, vediamo perché... E c'è Lautaro, la posizione, vediamo se ci sarà un consulto VAR, la pallone viene messa al centro. C'è forse un consulto, l'arbitro è fermo. Ci sono quelli della Salernitana che stanno verificando, è difficile perché praticamente mentre il giocatore della Salernitana saliva, lui andava verso il centro, è gol regolarissimo, è proprio al limite, è scattato a velocità normale, non sembrava, è scattato proprio lì, l'intelligenza dell'attaccante, la furbizia di essere quasi in linea col difensore, è scattato a ricevere il lancio in profondità. Area di rigore, segna il gol del 2-0, doppietta di Lautaro Martinez, ancora su un'imbeccata, scatta sul filo del fuorigioco con il sinistro, la mette sullo stesso palo dove aveva segnato prima, doppietta di Lautaro Martinez, quando scocca il 40esimo, Inter 2, Salernitana 0, per noi pubblicità. Nella manovra Dzeko che se ne va via sulla destra, Dzeko basso, ancora Lautaro, 3-0, si porta il pallone a casa, e questa volta gliela dà Dzeko. È un'azione meravigliosa, un'azione bellissima, tre passaggi, tiro in porta di Lautaro, ma ancora una volta però, consentimi di dirtelo, tutto è nato da un inserimento di Barella, tutto è nato da un'incursione di Barella, perché se prima abbiamo sottolineato che è Çalhanoğlu che gioca leggermente più indietro rispetto a lui, rispetto a colui che deve giocare dietro le punte, è stato l'inserimento di Barella che si è liberato con un colpo di tacco, ha lanciato Dzeko sulla fascia destra, Dzeko ha messo una palla tesissima, Lautaro Martinez ha anticipato il proprio diretto controllore e l'ha messa quasi all'incrocio, oltre sotto la traversa, assolutamente imparabile. Tre passaggi sono andati in gol, un gol bellissimo, Lautaro Martinez mattatore, però i suoi tripletto, però porta a casa il pallone, no? Però i suoi compagni sono stati protagonisti, anche Dzeko ci ha messo del suo con questo passaggio, lui rapidissimo, e poi dicono che non c'è intesa, tutta sulla destra per Mazzocchi che cerca ancora ma sbaglia. Adesso la Salernitana, come dicevi tu, ha perso un po' di sicurezza, di certezze, palloni persi malamente, sì, si è un po' demoralizzata, diciamo così, sai, giochi sul gruppone, tre gol, non è tutto semplice nel calcio, è normale, vedi Barella che continua ad inserirsi, guarda, sempre protagonista, io sono contento di questa sua prestazione in chiave nazionale, guarda, ancora palla al centro, Dzeko, 4-0, e Gosens ha messo la palla a Gosens, allora, Barella, Gosens e Dzeko, tre passaggi come nel gol di Lautaro precedente, cioè inserimento di Barella da solo, sulla fascia sinistra completamente solo. Guarda che è stato protagonista su tutti e quattro gol, tutti e quattro gol dell'Inter. Ha dato una palla in profondità a Gosens, che Gosens è bravo ad inserirsi in verticale, praticamente così, e Gosens l'ha messa in mezzo per Dzeko, che non ha fatto altro che appoggiarla in gol, per cui tutto, tre passaggi come nel gol precedente dell'Ottavo, tutto facile per l'Inter, tutto penalizzante per questa Salernitana, che devo dire, insomma, adesso
è scoraggiato. Siamo ancora al 19esimo 4-0 con i cambi che ci sono stati. Io invece volevo far notare, insomma, noi dell'informazione, giornalisti e commentatori, dobbiamo riempire i giornali, l'etere con le notizie radio e televisive, certo. Però volevo far notare 3 Lautaro, 1 Dzeko, ma non erano i due che non dialogavano, insomma, tre di Lautaro e uno di Dzeko, quindi insomma, guarda, questa che io, non guarda risposta. Che io di punte non mancate tante nella mia carriera, il momento, le punte è così, sono dei momenti in cui non fai gol magari per un mese, per due mesi, poi magari per 5 partite consecutive fai gol, però non era sicuramente la colpa. E sono 5 e la mette dentro. Fuori gioco, per l'Inter fuori gioco, c'è fuori gioco. Peccato, fuori gioco. Non sono sicuro perché forse dietro fuori la linea gioco, della palla. Fuori il gioco. Guardialine ha sbandierato. Da questa posizione, allora io ho visto subito il guardialine sbandierato. Ancora Dzeko era stato. Ha subito sbandierato, solita azione. Ecco, questa è l'Inter della. Adesso vabbè, tutto facile, tutto in discesa. La Salernitana ormai non c'è più in c'è campo. Il consulto VAR, ecco, guarda. Però c'è il consulto VAR. C'è il consulto VAR. Al VAR, ricordiamoci, però sono. Questa è l'Inter dell'inizio campionato. Questa è l'Inter che vola sulle fasce. Vediamo. Vola con Dumfries. Dubbio perché forse dietro la linea della palla, sai? E quindi probabilmente. Oh, no, insomma, siamo lì. Non è facile. Quindi, insomma, il guardialine Tolfo ha fatto il suo. Siamo al limite. Aveva segnato ancora Dzeko. Io, francamente, se è gol. È gol. 5-0. Dzeko, guarda. Sì, io ho visto la bandiera che si alza, io, però mi sembrava dietro la linea della palla. Se non ci fosse stato il VAR, ti devo dire la verità, dalla nostra posizione sarebbe stato impossibile, ma anche a vederlo nel monitor, a vederlo, raccontiamolo ai nostri radioascoltatori a casa, sarebbe stato veramente complicato perché questione minimi, poi ce lo faranno vedere, i centimetri, c'è stato l'inserimento di Dumfries sulla fascia destra, ormai che ha un'autostrada, guarda, sì. Completamente solo, ancora una volta Barella gli ha dato la palla, ha messo Dumfries la palla tesa sul secondo palo e di sinistro, doppietta di Dzeko, che è in doppia cifra forse Dzeko, già sì, da un po'. Siamo intanto esce pure Brozovic, beh adesso Simone Inzepe, e poi l'arbitro fischia una posizione irregolare, non la fine della partita. No, fischiato anche se il fuori gioco. Al novantesimo, ora fischiato la fine. Ora la fine. Fischiato la fine. Però l'azione rimane anche sul fuorigioco. Inter batte Salernitana 5-0, il commento di Fulvio Colovani. Ma c'è poco da dire, l'Inter era chiamata ad una riscossa, che riscossa c'è stata, è stata anche clamorosa nel punteggio, 5-0, non tragga in inganno però perché l'Inter nei primi minuti ha sofferto, poi dopo il 2-0 diciamo non c'è stata partita, dopo il 3-0 la partita è definitivamente decollata a favore dell'Inter, per cui un Inter che momentaneamente va in testa alla classifica in attesa della grande sfida di domenica sera, sì è vero, siamo venerdì, domenica sera Napoli-Milan, è un Inter, questo qualcuno la dava in crisi ed era così perché in crisi di risultati, però con questa dimostrazione di grande compattezza e di grande orgoglio e di grande motivazione questa sera penso che Napoli e Milan devono fare i conti con quest'Inter. Notte nuovamente da capolista per la squadra campione di Italia in carica, l'Inter che sale a 58 scavalca Napoli e Milan che saranno impegnate come diceva Fulvio Colovati domenica sera nello scontro diretto, ma ripetiamo ancora, l'Inter rispetto a queste altre due squadre ha una partita in meno, quella con il Bologna da recuperare. La Salernitana resta ultima a quota 15, Inter batte Salernitana 5-0 e la tabellino, le reti nel primo tempo Lautaro Martinez al 22esimo, sempre Lautaro Martinez al 39esimo, mentre la ripresa